Salve, qui dal vostro maestro Obi-Wan Kenobi. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono sicuro che avrete già una domanda. Ebbene sì, questa è un'intro generica per informare voi utenti che mi seguite e mi supportate che in questa serie vedrete solo ed esclusivamente contenuti legati ai cosplay e alle build PvP di Armored Core 6. Quindi, detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo, vi auguro buona visione e direi che è il momento di iniziare. Bene, ben ritrovati. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a vedere il Mech Zeta Laser, un'altra delle tante build comparative super leggere che ho fatto. In questo caso è il comparativo di una build che non ho ancora portato, che però ho già modificato rispetto a quella che potete vedere. Quindi non utilizza più le pistole laser e i droni, ma altri equipaggiamenti, e quindi mi sembrava una cosa obbligatoria portarvi la versione leggera che ancora ha questo tipo di oggetti e può sfruttare al massimo un determinato stile di gioco. Siamo un mech super leggero con un ratio di fuoco devastante, ma ricordate che la nostra difesa è bassa quanto la nostra vita, quindi un avversario un po' grosso ci scoppia malissimo. In questo caso, come al solito, il mio consiglio è sfruttate la vostra velocità e la vostra agilità per girare intorno all'avversario e esploderlo con la mole di danni che riuscite a scatenargli contro in quanto numero di colpi. Infatti, nelle clip di oggi mi sentirete schiacciare i tasti per fare fuoco veramente tantissime volte, perché le pistole laser fanno pochi danni, ma sparano tantissimo. Poi, adesso, piccola postilla legata a questa build. Se volete avere uno stile di combattimento dalla distanza media, magari lunga no, perché con le pistole non ci arrivate, ma anche solo media, quindi volete fare qualcosa di diverso da quello che faccio io, Obi-Wan per Obi, ovviamente dovete cambiare il processore. Io con i mech leggeri tendo a sfruttare la velocità per girare intorno all'avversario e saltellare da una parte all'altra, stando sempre nel raggio della distanza vicina. Questo va bene, ma se volete sfruttare questo mech in una mappa molto molto aperta, potete anche lanciare i droni, scappare arretrando e sparare con le pistole da lontano. Quindi il processore da vicino diventa un po' inutile, magari ci potete mettere quello della media distanza. Poi il resto degli oggetti sono sempre gli stessi: armatura d'assalto, generatore a coral, i soliti propulsori. Bene o male, il mech è sempre quello, quindi non voglio stare qui a farvi perdere troppo tempo delle spiegazioni e direi di andare direttamente nelle clip. Ok, eccoci qua. Come potete vedere siamo nel deserto. Allora, vediamo un po' quanto chi siamo. Vedo il pugno laser, la lancia laser, il fucile pesante, quello piccolo, sempre laser. Un mech abbastanza normale, un mech medio. Non ho visto se ha dei missili o cose del genere. Noi cominciamo comunque a sparargli senza un minimo di ritegno. Sfruttiamo i saltellini, così lui fa fatica a colpirci a priori. Anche perché sta cercando di colpirmi con il pugno laser e con la pistola, con la cosa, e con la spada, per cui sfruttiamo le sporgenze. Ok, stordito. Non mi prenderai mai se fai così, te lo posso assicurare. Ok, avete visto come tecnicamente si gioca questo mech, quindi continuando a girare intorno all'avversario. Poi in questo caso lui cerca di colpirmi continuamente con le armi fisiche, ma è abbastanza difficile. Se mi colpisce mi shotta, probabilmente. Oh, t'ho visto. No, ecco, questo non doveva accadere. Questo è il gioco che come sempre mi prende dei tasti che non dovrebbe, perché magari lagga un pochino. Non mi avevi mai preso nella vita. Meno male che ho appena detto che laggava un pochino, eh.
Guarda che se stai al centro del... del coso non è il massimo, te lo dico. Sfruttiamo l'armatura d'assalto. Vabbè, sono morto ormai. Mi spiace per lui. Aveva un mech troppo lento e basato solo sulla combo con le armi fisiche per one-shottare, non poteva starmi dietro mai nella vita. Comunque è così che si utilizzano i mech zanzara, rompendo le scatole al proprio avversario e devastandolo di colpi. Questo sarà uno scontro interessante, doppio mech leggero con raffica di colpi, solo che lui utilizza le mitragliette coi cosi. Cosa ha dietro? Oddio santo! Ha i missili a bombardamento. Perché? Sono una delle armi più inutili del gioco. No, aspetta, non sono i missili a bombardamento, è impossibile. No, ok, sono missili normali. Semplicemente ha le varianti leggermente più alte di livello. Mi spiace dirtelo, ma il ratio di fuoco è più alto il mio. Il come mi abbia stordito è un mistero, perché... Ma non capisco se lo sto danneggiando o meno, sì. Non mi si stanno ricaricando le armi, quindi il gioco mi sa che sta leggermente laggando, però. Yes, che pelo! Aia, che male le mani! Comunque il gioco sta leggerissimamente laggando, non tanto perché ci sono le armi che mi si ricaricano troppo... Diciamo che ci mettono troppo... sono troppo lente a ricaricarsi, ci mettono troppo tempo. Anche perché basta guardare il coso di prima. Però è bello lo scontro tra due mech super veloci, che è super movimentato. Guardate quanto ci mettono le armi a caricarsi. No. No. Guardate. Si erano addirittura caricate. No, niente, sta laggando. Non posso farci nulla. Mi si blocca la carica delle armi. Niente. Adesso spero nel prossimo match di riuscire a stare dietro. C'è stato un momento che addirittura le armi hanno preso la super carica, che è una cosa che non ha senso, perché sto continuando a schiacciare per colpire, non sto tenendo premuto. È una cosa che io odio in questo gioco. E con questo mech si sente ancora di più. Lui non mi sta assolutamente colpendo, ma la barra mi sale lo stesso. Cioè, mi è salita la barra nonostante lui stesse sparando dall'altro lato, eh. Vorrei far notare questo. Con i missili non mi sta facendo nulla, è che mi colpisce in maniera... No, ma sono morto. Yes! Yes! Ce l'ho fatta! Che pelo! Con 904 di vita. Meno male. Nonostante quel leggero lag, sono riuscito comunque a vincere. Questa è stata dura. Allora, speriamo che adesso laghi un pochino meno. Vediamo un po' il mech di mio avversario, perché non l'ho guardato. Bazooka, bazooka. Aia! E se mi sa l'artiglieria dietro, questo mi apre, secondo me. Soprattutto se lagga anche leggermente, perché un singolo colpo di bazooka mi scoppia. Devo essere non veloce, di più. Ah, ecco cosa dietro che non capivo cosa avesse, lo scudo. Oh, che pelo. Ha sbagliatissimo. No. Però dovresti starmi più vicino, sennò non puoi sfruttare i bazooka.
meno male. Questo avversario non sta laggando, ma non sa giocare. Va bene così. Perché ha il potenziale per letteralmente one shotarmi. Perché se mi blocca, mi spara con l'artiglieria e non dico che mi uccide con un colpo, ma perché ne è una sola. Perché mi viene vicino, ma non prova neanche a farmi l'attacco fisico. E con le gambe che saltano dovrebbe essere il suo, diciamo, punto di prerogativa. Ma infatti l'ho già stordito. Ho fatto male a attivare la barriera, non è servita a niente. Morto. Bella lì. Diciamo che stavolta sono stato fortunato, perché il mio avversario non sapeva sfruttare il proprio mech, se no mi avrebbe veramente aperto, secondo me. Quella vaga impressione. Bene, direi che possiamo cambiare mappa. Allora, come vedete abbiamo cambiato mappa. Non ho preso quella chiusa perché è quasi controproducente da questa tipologia di mech. Fucile al plasma, Moonlight, non so se la normale o la versione Coral, e penso dei lanciamissili al plasma verticali o qualcosa del genere. Noi cerchiamo di essere sempre fastidiosissimi. Il nostro avversario, che ha mech super leggero come noi, dovrebbe essere un po' svantaggiato in questo caso. Ma ha lanciato il colpo super caricato della spada. Noi continuiamo ad atterrare e saltellare. Questo dovrebbe infastidire notevolmente la mira del nostro avversario. Un altro con lo scudo Coral, non capisco come mai ci sia questa mania. Questo scudo stasera è già il secondo che incontro così. Non so se mi doveva prendere o meno, ma io continuo a stare lontano, o però meno lontano, cioè letteralmente sono a 10 metri, però sfrutto la mia velocità. Lui sarebbe dovuto essere un po' più aggressivo e non utilizzare così la spada, cioè è veramente uno spreco. Come secondo me è uno spreco che abbia i cosi. Abbia i plasma verticali, non servono a niente. Servono se fai una build tipo questa per scappare, li usi come arma di supporto, ma non in questa maniera. Non mi serve neanche, non so, spammare troppo abilità o cose del genere, perché comunque non mi sta dietro con le armi che ha. A me basta stargli leggermente lontano, magari a una distanza non troppo, diciamo, ravvicinata, e mie dita, muori per favore. Oh, grazie. Perfetto. Anche perché, come avevo già detto, la Moonlight con i mech leggeri non è il massimo, perché ti blocca e non ha una combo certa che puoi utilizzare con determinate armi e fai molti meno danni. Ecco perché non l'ho ancora portato un mech con quell'oggetto. Allora, vediamo un po' se il gioco ha intenzione di laggare. Sapete che ho già perso un incontro per il lag estremo, proprio contro un altro avversario simile a questo che aveva lo scudo sempre che lancia le granate stordenti, che non capisco che hitbox abbia. Soprattutto quando lagga, ti prende a decine di metri di distanza, quando in realtà neanche a pagare. Devo essere sincero, oggi sono abbastanza contento perché il gioco tutto sommato sta andando bene. Vorrei sperare che continui così. Guarda che cioè adesso o sfrutti meglio il bazooka o non mi prenderai mai. Vorrei sapere con cosa mi aveva stordito così tanto che non mi ha mai colpito. Sarà il colpo di rimbalzo del bazooka, ok, però come avete visto che il bazooka mi ha preso lo stesso nonostante l'hitbox non si è esploso, mi è letteralmente passato dietro.
Io l'ho già detto durante il video in cui ho portato quella specifica arma. Non ha senso. E se lagga un minimo, ancora meno. Perché come minimo nella sua visuale mi ha colpito. Cosa che non è successa, perché mi è passato dietro. Guarda che volevi giù pure a te, in teoria. No. Non so perché adesso si è messo a volare di colpo. Non so se a livello di danni gli convenga. Anche perché i suoi missili non mi sembrano molto precisi, quindi non penso che abbia il... cosa apposta per... Non mi avevi colpito, ma mai nella vita, ma vabbè, lo accettiamo perché il gioco ha detto di sì. Anche perché questa cosa del volare costantemente ti sta andando solamente contro. Non l'ho capito. Non ho capito come mai si è messo a volare a questa maniera, quando io gli posso stare dietro senza problemi con questo mech. Forse ha pensato di sfruttare i missili, ma si è reso conto che non mi colpiva. Mi ha preso solo e esclusivamente col bazooka ogni tanto, quando il gioco probabilmente decideva di farmi colpire. Se no, manco per sbaglio. Ok. Vediamo un po' il nostro avversario che mech avrà. Aia. Doppio cannone... a diffusione, un'arma da vicino che non capisco cosa sia, e il pugno nudo. Che cosa inutile. Allora, secondo me lo perdo perché probabilmente lui non prenderà danni, dato il mech che ha, e punterà a farmi i colpi con i cosi, con i cannoni a diffusione da vicino per stordirmi. L'unico punto di forza è saltellare e sperare. Ogni volta che sento bip bip devo saltellare. È l'unica cosa che posso fare. Però... Ok. Ah, ma gli ho fatto un 3 di danni. Non me ne ho accorto. Godo. Godo tantissimo. Io continuo a sostenere che la gente che utilizza i mech così con il pugno senza niente sia veramente una baranca di idioti, perché io capisco che ci siano delle combo one shot, non lo metto in dubbio, c'è pieno YouTube di video così, ma chi sono i giocatori che si fanno colpire a quella maniera? Non ce la farei mai a colpirmi se non mi stordisci. C'ho un mech che è iperveloce, è fatto apposta. L'armatura d'assalto, tu hai quell'altra, non puoi neanche difenderti. Morto. Qui c'era una differenza di utilizzo di mech che era abissale. Io questa cosa continuo a non capirlo. Ripeto, lui ci avrà la combo con i cannoni di fusione che ti stunna, ti viene addosso, ti fa due volte il pugno, poi ti fa tutta la combo con la daga laser e ti scoppia. Va bene, lo accetto, è una build imbecille, punto e basta, e si è anche visto. Ok, per tirare le nostre conclusioni, questo è il mech Z Laser. Come avete potuto vedere, è veloce, dinamico, vi basta saltellare a destra e a sinistra per schivare praticamente il 90% di quello che il vostro avversario vi può sparare contro. Sì, è fragile, però diciamo che il vantaggio dei laser è che potete arretrare e continuare a sparare senza la preoccupazione di non prendere il vostro bersaglio. Oggi poi sono anche particolarmente contento perché, a parte un singolo incontro, gli altri li ho vinti tutti senza problemi. Il lag diciamo che non mi ha rotto troppo le scatole. Ok, c'è stato comunque un pochino di interferenza all'interno di qualche clip, sempre dovuta al ritardo dei colpi che arrivano, non arrivano, ti colpiscono, non ti colpiscono,
però tutto sommato, come avete potuto vedere, non c'è stata tutta questa difficoltà, perlomeno per oggi. Ringrazio Armored Core che con un Mac come questo mi ha dato la possibilità di non tirare giù tutti i santi del paradiso per fare questa guida. Quindi, detto tutto questo, qui dal maestro Obi-Wan per Obi per oggi è tutto. Come sempre, che la forza sia con voi, ci vediamo a un prossimo video.